Ben ritrovati ai nostri spettatori. Il team Basilicata Cuochi, campione d'Italia per la terza volta dopo il 2018 e 2020. I campionati si sono disputati a Rimini dal 27 al 30 marzo. A capo di questo team di successo, lo chef Giuseppe De Rosa, al quale diamo il benvenuto. Ben trovato. Buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Sono Giuseppe De Rosa, il team manager del team Basilicata. Quali sono state le ricette, le tecniche, gli ingredienti che vi hanno consentito di salire sul gradino più alto del podio? È stata una bella sfida perché è stato costruito un team in pochi mesi, un team di giovani che non si sono mai interfacciati ai campionati di cucina calda. Abbiamo fatto un lavoro duro, sodo, con tanta umiltà, tanta voglia di fare e questo è stato il nostro, diciamo, piccolo obiettivo che volevamo raggiungere, però come ho detto poc'anzi, con tanta umiltà e voglia di fare siamo riusciti a mettere giù un menù con i prodotti tipici della nostra amata terra, soprattutto come ben sapete sono stati sposati in tutto il menù dallo starter al main course al dolce i prodotti offertici dai nostri diretti produttori e abbiamo giocato sulla candonca, la fragola, l'arancia, il pistacchio, il suino nero, il tagliolino di grano arso, abbiamo riscoperto questa vecchia ricetta della farina di grano arso che ha stupito anche i giudici e abbiamo fatto il massimo proprio per portare le eccellenze lucane sulla tavola dei giudici e soprattutto ai campionati a Rimini. Vincitori della cucina calda squadra senior, ci spieghi un po' meglio in cosa consiste? È un campionato dove si sfidano diverse squadre a livello sia nazionale, c'era anche una delegazione estera francese, dove noi il giorno 29 ci siamo sfidati con altre tre squadre, appunto in menù datoci dalla Federazione Italiana Cuochi, dove appunto abbiamo fatto uno starter, una è un dessert per servirlo a 45 commensali. Lo starter prevedeva quest'anno una new entry dove si doveva aggiungere un elemento che era la pasta. Visto che noi siamo italiani, quindi abbiamo inserito questo elemento e noi per strafare un po', ce la siamo giocata, abbiamo inserito due elementi. Appunto, abbiamo fatto un tagliolino di grano arso con una tartare di corba, un pesce che si trova nell'Adriatico e nello Ionio e una schiuma di ricci di mare. Poi abbiamo fatto proprio un filetto di corba in farcia di gamberi, mortadella e mozzarella con una bisque di gambero, un tortello liquido di olio extravergine lucano con acqua di pomodori del Metapontino e capperi e gamberi. E poi per chiudere tutto lo starter, per dare un'acidità, una freschezza al piatto, abbiamo fatto un gelé di cetriolo e mela verde. Mentre nel main course quest'anno abbiamo portato una carne molto importante, il piccione, dove l'abbiamo servito in tutte le sue consistenze, dal petto alla coscia alle frattaglie. Questo diciamo che è stato un piatto forte per noi perché appunto ci ha spinto in alto come punteggio e soprattutto anche come un test nuovo per i campionati perché era una delle prime volte che si portava un volatile in una competizione. Il dolce abbiamo giocato tra i nostri prodotti, come vi dicevo, l'arancia staccia, la fragola candonga, il pistacchio di Stigliano, abbiamo un po' guardato gli orizzonti verso l'Oriente, abbiamo usato lo yuzu, che è sempre un agrume un po' più deciso rispetto al nostro limone, e abbiamo servito un sorbetto allo yuzu e lo zafferano della collina Matetana. Grande creatività, ma allo stesso tempo viene richiesto il rispetto di regole rigide. Sì, soprattutto le tempistiche, la pulizia, lo spreco alimentare, dove
Quest'anno sono stati molto selettivi e duri i giudici. Noi abbiamo calcolato in tutte le prove che abbiamo fatto proprio di arrivare allo spreco minore per far sì che prendevamo anche un punteggio proprio su questo nuovo argomento. Anche sul diciamo la differenza della spazzatura, il riciclo delle vaschette che abbiamo utilizzato, cioè sono stati tanti piccoli accorgimenti che ci hanno aiutato anche a arrivare a prendere questo punteggio alto e prendere i premi che abbiamo ottenuto. Ambasciatori della Basilicata è stato un modo per far conoscere i prodotti tipici di questa terra. Sì, noi ne andiamo fieri. Io sono il primo che già tantissimi anni fa, quando ho fatto le mie esperienze lavorative fuori, sono stato uno che ha sempre puntato sul nostro famoso peperone crusco. E 20 anni fa, quando lo portai a Roma, fu già un grande successo. Quindi, perché non valorizzare ancora di più i nostri prodotti? Ne abbiamo tanti, magari tanti non sono conosciuti come altri prodotti, però noi, il nostro impegno anche come associazione è quello di valorizzare ancora di più il nostro territorio e soprattutto i prodotti, giocando su tanti abbinamenti e accostamenti da far vedere appunto l'esito finale di un piatto dove anche con la qualità del prodotto si riesce ad ottenere il massimo. Quali sono state le difficoltà maggiori che avete incontrato e soprattutto la manifestazione è tornata a svolgersi dal vivo? Vabbè, le difficoltà sono state, come ho anticipato prima, era un team giovane, non aveva mai gareggiato, quindi per me che ero al capo per la prima volta di un team nuovo, la tensione, la preoccupazione, perché comunque le aspettative c'erano. Noi ci siamo impegnati proprio per far sì che tutto andava per il meglio, quindi ci siamo riusciti. Difficoltà non ce ne sono state perché abbiamo lavorato intensamente e comunque anche i ragazzi sono impegnati per far sì che tutto filava liscio. Siamo nella settimana di Pasqua, vogliamo consigliare un menù ai nostri spettatori? Ci vuoi dare qualche ricetta in particolare? Noi abbiamo dei prodotti, come dicevo prima, buonissimi, che, come la verdura cardoncella, dove si può fare un primo con delle polpettine di agnello, usare la pasta fatta in casa, dove da noi comunque siamo tutti bravi, le nostre casalinghe, chi gli strascinati, chi le orecchiette, chi il ferricello, cioè comunque si può abbinare qualsiasi tipo di pasta fresca fatta magari con la verdura cardoncella, delle polpettine d'agnello, si può aggiungere un tocco di mentuccia julienne tagliata finemente per dare un tono di freschezza e usare magari anziché il classico parmigiano, possiamo mettere un pelo di pecorino, un po' di caciocavallo per dare la mantecatura. Si può fare l'agnello dalle costolette Sono molto più bravi, secondo me, chi ci segue a fare questi tipi di lavoro. La materia prima ce l'abbiamo. Possiamo giocarci carciofi, le uova, fare un uovo, anche un uovo poché con dei carciofi e usare anche dell'ottimo scottone di tartufo nero che abbiamo noi in Basilicata. Quindi un team di successo e un grande orgoglio per questa terra. Io ne sono fiero perché sono lucano, sono originario di Acettura, lavoro a Matera. Ho fatto un percorso gastronomico fuori dalla Basilicata, però il rientrare nella mia terra è stato più forte di me, quindi ho studiato per portare poi anche un piccolo del mio bagaglio culturale diciamo nella nostra terra per far sì che possiamo dare la possibilità anche ai giovani di crescere insieme a noi nel nostro team lucano. Siete riusciti a conciliare benissimo tradizione ed innovazione. E beh, quello è servito anche per le esperienze che abbiamo avuto e soprattutto anche col supporto che ho avuto dal mio presidente provinciale Battista Guastamacchia, dove veramente con lui, la sua esperienza, la mia, le nuove tecniche, appunto siamo riusciti a mettere a punto questo menù perfetto. È stato un successo di squadra. Brava, brava. Senza squadra, senso io anche lo dico sempre ai ragazzi che lavorano con me al ristorante, da solo non la fai la differenza, il team ti aiuta a crescere e a diventare sempre più grandi.
Io ringrazio lo chef Giuseppe De Rosa, complimenti per questo traguardo raggiunto e auguro a te, come a tutti i nostri spettatori, una buona Pasqua. Grazie, anche io faccio una buona Pasqua a tutti e volevo ringraziare anche il presidente regionale Rocco Giubileo e il presidente nazionale Rocco Pozzulo. Attenzione a non scivolare.